Ha voglia il San Sisto di riprendersi dopo la forse immeritata sconfitta subita a Lama, se non altro per le traverse prese, e ospita in casa l'Angelana, una delle squadre sicuramente che va per la maggiore, reduce a sua volta dal successo interno, ma il San Sisto come sempre coriaceo e cliente difficile per tutti. De Luca, quinto minuto, palla alta sopra la traversa, la risposta al sesto dell'Angelana con questo gran destro da parte di Biscaro Parrini, che non c'entra però lo specchio della porta. 17esimo, sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con questa conclusione di Russo, che fa le prove generali per il secondo tempo. Al 27esimo è l'Angelana che ci prova a ripartire con Vent'anni, che offre un buon pallone al tentativo di conclusione da parte di De Santis, che colpisce il palo, poi De Santis recupera il pallone ma l'azione si perde. Passiamo alla ripresa, 11esimo. San Sisto in avanti con De Luca, particolarmente ispirato. De Luca mette al centro questo pallone che scorre, poi il tiro di Cecco Mori sfortunato che va a colpire il palo. Al 13esimo però passa il San Sisto, lancio in profondità per Russo, si addormenta la difesa della formazione ospite e Russo di sinistro infila l'incolpevole di Prisco per il vantaggio del San Sisto. Davvero un errore questo di piazzamento da parte della difesa. La risposta dell'Angelana è affidata a Vent'anni, che mette in mezzo per il pronto tiro da parte di De Santis, para a terra il portiere. E arriva il raddoppio, De Luca, guardate che cosa fa sulla fascia laterale, poi infila il portiere, davvero una giocata di grandissimo livello, la rivediamo perché merita questa giocata di Francesco De Luca, che entra in aria e uccella così il portiere di Prisco per il 2-0, siamo al 35esimo minuto, quindi il 2-0 che affossa definitivamente le velleità dell'Angelana in questa partita e conferma quanto questo San Sisto di Valentini sia davvero una realtà di questo campionato. E sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con un colpo di testa e di Prisco evita clamorosamente il terzo gol, vince 2-0 il San Sisto. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, poi il secondo tempo abbiamo trovato il gol e da lì la partita è stata, diciamo, un po' più facile per noi tra virgolette, perché comunque l'Angelana è una grossa squadra e quindi questi sono tre punti importanti per la nostra classifica, ci danno morale, ci danno autostima, andiamo avanti, non abbiamo fatto niente, non dobbiamo indietreggiare di una virgola e dobbiamo pensare alla prossima. No, secondo me abbiamo affrontato una delle squadre migliori del campionato, sapevamo che era dura e così si è dimostrata. Il primo tempo abbiamo sofferto, siamo stati bravi a soffrire come c'era da soffrire e a concretizzare quelle occasioni che abbiamo creato e siamo riusciti a portare poi negli ultimi minuti della partita a portare in porto il risultato e siamo contenti del risultato portato a casa. Stiamo a commentare una sconfitta che brucia, perché è venuta dopo un primo tempo dove francamente abbiamo giocato bene, molto bene, ci è mancata la stampata, la convinzione negli ultimi 20 metri. Però le partite sono così, se concedi qualcosa devi mettere in preventivo ad essere punito. Abbiamo subito gol, secondo me, su una situazione facilmente leggibile e poi francamente abbiamo smesso di giocare, perché non abbiamo più ripreso mano il pallino del gioco, siamo stati confusionari, siamo stati non quelli che a un certo punto, meritatamente o no, devono recuperare una partita. Il dispiacere sta qua, ora cercheremo di analizzarla per quanto sia possibile, però non è una situazione, fra virgolette, diciamo così, facilmente digeribile. Bisogna cercare di porre rimedio, perché sennò troppe situazioni ci passano davanti e non incidiamo come dovremmo.